Siamo giunti al termine. Quarta serie della serie per quanto riguarda la Serie A 2023-2024, la Moviola. Andiamo ad analizzare tutti gli episodi dubbi giornata per giornata. Per queste quattro serie che ho inventato di mia spontanea volontà, ovvero il recap della Serie A 2023-2024 giornata per giornata, i voti da 0 a 10 della Serie A 2023-2024 giornata per giornata, la moviola della Serie A 2023-2024 giornata per giornata, la top 11 giornata per giornata, quella sul posto community. Vi invito a lasciare almeno 10 like per averle nelle prossime giornate fi e fino alla fine dell'anno. Dunque, lasciando perdere queste ciancerie inutili di quasi un minuto, abbiamo già perso troppo tempo. Andiamo, immergiamoci negli episodi dubbi di questa prima giornata di Serie A. Allora, Empoli-Verona 1, Empoli-Verona 0-1. Voto all'arbitro Valerio, ovviamente si daranno anche i voti agli arbitri. 6 e mezzo. Anzi, no, noi gli diamo i voti all'arbitro, dai. Allora, l'episodio che più persiste in questa gara è il gol annullato a Djuric in fuorigioco. E probabilmente qualcuno avrà visto il tocco di mano sul gol di Bonazzoli. Allora, partiamo da Djuric. Corretto annullare la rete a Djuric. Corretto annullare la rete a Djuric perché era in fuorigioco netto, si trovava al di là della linea della difesa avversaria, quindi giustamente era da annullare il gol perché era in fuorigioco netto. E per quanto riguarda il gol di Bonazzoli, assolutamente niente tocco di mano, toccata con la spalla, quindi tutto regolare per quanto riguarda gli episodi del Verona. Episodi dalla parte dell'Empoli non ce ne sono stati. Allora, Frosinone Napoli. Anche qui gli episodi che più persistono sono dalla parte del Napoli. Dalla parte Frosinone no. Allora, no, scusate. Dalla parte del Napoli e dalla parte del Frosinone. Partiamo dalla parte del Frosinone, il rigore è l'episodio chiave del match. Rigore assegnato per fallo di Cajuste su Cuni, assolutamente netto perché Cajuste sul giocatore ci va proprio in ritardo senza pensare al pallone e quindi è assolutamente rigore netto. Questo è l'unico episodio chiave del match, o episodio dubbio chiave del match. Harold di Genoa Fiorentina 1-4. Qui gara pulitissima. Gara pulitissima perché comunque non ci sono stati episodi da affrontare. È stata una gara tranquilla che si è svolta in maniera composta e ordinata anche grazie all'arbitro Eroldi. Quindi dirige bene, una gara facile anche per merito suo. E zero episodi dubbi. Ovviamente se mi vedete guardare qua è perché ho tutto scritto qua sopra. Allora, Inter Monza 2-0, Colombo 6,5. Ha diretto anche lui un'ottima partita perché comunque quando ha ammonito Lautaro ha fatto bene perché aveva fatto un fallo non da lui, un fallo brutto, quindi era giusto da ammonire. E non sbaglia neanche sul rigore non fischiato per il contatto Pessina-Dumfries in area biancorossa perché sinceramente quello è un contatto lieve e non è da fischiare come rigore e sono assolutamente d'accordo. Quindi partita diretta con attenzione e personalità. Ottimo. Roma Salernitana 2-2. Qui c'è da fare un pochino più di polemica perché l'arbitro che è in questione è Feliciani. Sinceramente non mi ha convinto. Non mi ha convinto perché è stato un pochino ondivago. Ovvero significa che ha dato pochi gialli nel primo tempo. Ondivago, allora, ondivago ve la spiego in poche parole. Ondivago vuol dire quando fa una cosa in un primo momento e ne fa un'altra in un secondo momento. In questo caso, ondivago perché Feliciani è stato ondivago perché nel primo tempo ha dato pochissimi gialli, quasi nessuno, e troppi gialli nel secondo. Quindi un pochino ondivago da questo punto di vista.
E altro episodio da segnalare, manca un rigore alla Roma per fallo di Gyomber su Belotti. Quello lì veramente netto, perché Gyomber ci va su cattiveria su Belotti senza pensare a pallone, ma a pensare solo a buttare giù l'uomo per non farlo tirare e fargli creare quindi un'occasione pericolosa. Sassuolo Atalanta 0 a 2. Marchetti, anche qui, ha diretto una gara, ha diretto un'ottima gara. Debutto stagionale direi ottimo. E è stato anche ben assistito dal VAR in occasione di Tegetella per ricontrollare qualcosina. Veramente nulla di sbagliato. Bravo Marchetti, gara senza episodi dubbi. Lecce Lazio, Dionisi. Non è stata di certo una partita semplice dal punto di vista degli animi, dal punto di vista del gestire, però Dionisi l'ha gestita bene, soprattutto anche al fine della gara dove c'è stata qualche rissa e tanti dubbi. Bravo Dionisi, anche qui partita senza dubbi. Se fossero tutte così le partite senza dubbi, senza occasioni dubbie, ma ovviamente non avrebbe mai dato questa serie. Rapuano, Udinese Juve 0-3. Allora, qualche sbavatura sicuramente c'è stata dalla parte di Rapuano in Udinese Juventus, che comunque anche sul giallo dato a Danilo, incomprensibile, e il rigore fischiato alla Juventus, che secondo me non c'è mai, perché comunque si vede chiaramente che Bosele sta per chiudere il braccio, sta così, quindi secondo me quello lì non è mai rigore, è solo di un'opinione impopolare. Torino-Cagliari 0-0. Cosso, arbitro nuovo che esordisce per la prima volta in Serie A. Bel test per un arbitro giovane e comunque alle prime armi in Serie A. Partita senza dubbi arbitrali e gestita benissimo. Bravo Cosso. Allora, Pairetto, Diag, Pairetto 6 meno. Un 6 meno perché comunque la gara l'ha gestita bene, quindi una gara ampiamente sufficiente. Un debutto decente per lui. Però secondo me un episodio se l'è lasciato sfuggire, solo uno, perciò gli ho dato il meno. Il fallo di Tomori in area ad Orsolini, quello lì è rigore netto secondo me. Comunque, questa è la moviola della prima giornata di Serie A 2023-2024. Tutti gli episodi dubbi di questa giornata analizzati secondo il mio parere personale. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. E noi ci becchiamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!